Il governo Draghi ha deciso, per nuove restrizioni peserà il tasso d'occupazione negli ospedali. Sottoscritto ieri il decreto in cui si stabilisce che la zona gialla scatterà con un'incidenza del virus di oltre 50 casi ogni 100.000 abitanti, purché il tasso d'occupazione in area medica e terapia intensiva superi rispettivamente il 15% e 10%. Soddisfatto il presidente Marsilio. Io da molti mesi, conoscete la mia posizione, avevo già sollevato da molto tempo il fatto che alcuni parametri come l'R con T a seguire quello dell'incidenza fossero dei parametri troppo astratti e che spesso non rappresentavano, non fotografavano la reale condizione di emergenza o di pericolo che poi possono giustificare restrizioni. Finalmente, l'ultimo giorno utile, il governo ha adottato questo decreto legge che supera l'R con T definitivamente. Integra il parametro dell'incidenza con quello della pressione ospedaliera, che è il vero problema. Cioè, il problema del Covid è che, a differenza di altre comuni malattie, porta all'ospedalizzazione, si aggrava le condizioni cliniche, porta anche alla letalità dei soggetti più fragili. Altra novità nel decreto firmato ieri è il Green Pass, ovvero il certificato di avvenuta vaccinazione, anche solo per la prima dose, senza la quale chi ha più di 12 anni non potrà entrare a partire dal 6 agosto nelle attività al chiuso. Così fatto, il Green Pass è solo propaganda, le parole di Marsilio. Il Green Pass era stato introdotto come strumento per riaprire e autorizzare alcune attività altrimenti difficili da gestire, consentendo in particolare alle persone che nel frattempo si erano già vaccinate di poter essere liberati da alcune restrizioni che non avevano più giustificazione. Adesso io temo che stia mutando segno, cioè da strumento di apertura e di liberazione sta cominciando ad essere uno strumento di costrizione e di limitazione. Peraltro dubito che nei ristoranti, nelle palestre, nelle piscine, i gestori siano attrezzati per poter distinguere da uno schermo di un telefonino un QR code del Green Pass autentico piuttosto che il contrario. Diventano poi degli oneri organizzativi, gestionali, di responsabilità anche nella sanzione. Chi lo fa? Chi è che si mette a sanzionare? È un modo un po' così propagandistico di affrontare le questioni, dando su questo segnale di falsa sicurezza, e poi invece la gestione concreta, pratica di queste decisioni ricasca sulle spalle degli ultimi.